Boom di presenze per le vie dello shopping di Roma in questi giorni di saldi. Le stime attestano oltre 300.000 persone solo nella giornata del 6 gennaio, mentre Confesercenti registra un aumento del 18% del volume d'affari rispetto all'anno passato. Terminate le prime festività dopo le restrizioni legate alla pandemia, non sono comunque mancate le polemiche sui trasporti della città eterna. Durante l'Epifania, le stazioni della metropolitana di Spagna e Barberini sono state chiuse per affollamento straordinario, causando non pochi disagi a turisti e romani. Ai disagi nei trasporti si aggiungono le perplessità dei cittadini per l'aumento del prezzo di biglietti e abbonamenti previsto per luglio. Penso che sia giusto, visto che sta aumentando tutto quanto, penso che sia giusto un piccolo ritocco. Se uno gira per l'Europa i prezzi sono comunque più alti, a me mi preoccupa soprattutto le fasce più deboli. Ma se funzionassero sarebbero in linea con quello che è l'Europa. Tanti sono i dubbi in vista del giubileo del 2025. Basteranno 2 anni di prezzi maggiorati per rivoluzionare il sistema dei trasporti pubblici romani?